Qua è Papa Benedetto XVI nel 2013, prima della cosiddetta rinuncia. Qua è Papa Benedetto XVI nel 2021, dopo la cosiddetta rinuncia. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Ottobre 2022. Indagine di premessa. Il Papa è il solo che può parlare alla totalità dei fedeli. La differenza tra Benedetto XVI e Francesco è qualcosa che riguarda tutti i fedeli. Non è una questione di curiosità sui due interessati. Infatti, essere nominati vescovi o cardinali oppure papa non è una promozione personale, una specie di premio che riguarda solo la persona interessata, ma riguarda tutti i fedeli. Vediamo cosa insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica sul Papa. Al numero 937. Il Papa è, per divina istituzione, rivestito di un potere supremo, pieno, immediato e universale, per il bene delle anime. Per il bene delle anime. Si tratta di una citazione del Concilio Vaticano II, del Decreto Christus Dominus, al numero 2, il quale prosegue: egli perciò, il Papa, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli, per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole chiese, le singole chiese, ossia delle diocesi. Dunque, il Papa è colui che ha l'incarico di governare la Chiesa e di guidare tutti i fedeli alla salvezza eterna. Perciò se ne ricava che solo il Papa può parlare ai fedeli e i fedeli devono ascoltare solo il Papa, non chiunque sia vestito di bianco. Inoltre, anche se l'elezione a Papa è decisa dagli uomini, dai cardinali, al momento del consenso all'elezione da parte dell'eletto, interviene lo Spirito Santo, conferendo una grazia di Stato specifica, in questo caso una grazia papale, come conferisce quelle associate ad ogni altro stato di vita, matrimoniale, diaconale, presbiterale, episcopale, religioso, eccetera. Il Papa è l'unica persona al mondo assistita dallo Spirito Santo per governare la Chiesa, materialmente e spiritualmente. Mentre un non Papa vestito di bianco è assistito dallo Spirito Santo solo come cardinale, se è un cardinale legittimo. Date queste informazioni, un fedele chi deve ascoltare e imitare tra Benedetto XVI e Francesco per la salvezza della propria anima? E specialmente durante la fine dei tempi? Benedetto e Francesco, questo o quello per me pari sono.
Morirete eternamente se continuerete a ragionare così. La questione sulla non rinuncia del Papa, Benedetto XVI, non è semplicemente legata alla tifoseria per simpatia. A me piace più quello, a me piace più quell'altro, per me è più santo quello, per me è più moderno quell'altro. La questione in ballo è molto più grossa. Qui si tratta di papi. Perciò si tratta anche di chiese. Come è il Papa, così è pure la Chiesa. Il Papa è la Chiesa. Non c'è novità del Vaticano II, conferenze episcopali o tempi moderni democratici che tengano. È sufficiente constatarlo anche oggi, dopo oltre 9 anni di Bergoglio. Il cattolicesimo di Francesco non è quello di Giovanni Paolo II. E non c'entrano le problematiche dei vari tempi, il comunismo durante Giovanni Paolo II o la guerra in Ucraina con Bergoglio. Qui si tratta di insegnamenti, di impostazioni del cristianesimo, di presentazione di nuovi messaggi ai fedeli. I messaggi di Bergoglio sono completamente diversi da quelli di Giovanni Paolo II o di Paolo VI. È un altro cattolicesimo. È un'altra chiesa. Dunque, importante per noi, uomini comuni, se c'è un non papa, c'è anche una non chiesa. Bam! E non è finita qui, perché quando in futuro un suo successore sarà proprio un antipapa, allora la non chiesa diventerà una antichiesa. Sempre peggio. Quindi, anticipando il risultato dell'indagine, attualmente, ottobre 2022, ci sono 2 chiese. C'è Papa Benedetto XVI e la Chiesa Cattolica. C'è non Papa Francesco e la non Chiesa. Inoltre, la Chiesa Cattolica proseguirà solo con il successore di Benedetto XVI. Mentre il successore di Francesco sarà il successore della non Chiesa. Bam! Per la seconda volta. L'obiettivo della non Chiesa. Ora concentriamoci sulle conseguenze per gli uomini comuni. È evidente che l'obiettivo di Francesco, dei suoi nuovi cardinali e dell'informazione compiacente è quello di far rimanere quanti più cattolici nella non Chiesa, semplicemente facendo credere loro che sia ancora quella cattolica. Tanto per la maggior parte di loro, specialmente quelli della penisola italica, l'uno vale l'altro. Tuttavia, le conseguenze spirituali sui fedeli della non Chiesa sono veramente molto più grosse dei battibecchi sulle stranezze e sulle eresie di Francesco. Perché se l'obiettivo è quello di pescare quante più anime possibili, proprio dall'andamento delle stranezze e delle eresie
sembra che non sarà una pesca per la salvezza, ma per una tonnara, ossia per uno sterminio spirituale. Una decina di parole nuove lì, nella messa, una frasetta là, sul volemo se bene tutti quanti perché le religioni verrebbero dalla stessa sapienza di Dio, un altro strano incontro di tutte le religioni in Kazakistan, quando alla stragrande maggioranza dei laici della religione non importa nulla. Un po' alla volta, appunto come le camere di una tonnara, sembra un percorso della non chiesa per condurre tutti gli uomini spirituali di tutte le religioni all'inutilità di Dio, all'inutilità della speranza nell'aldilà, appunto alla morte spirituale, alla disperazione. Probabilmente un percorso di azzeramento di tutte le religioni per preparare gli uomini a credere ad un ingannatore, portatore di inutili prodigi e di false promesse. Chissà. Sarà di aiuto la Chiesa Cattolica durante la fine dei tempi? Io dirsia che pensasse che la missal profetica di Fatima esteja già concluida. Onde sta bel teo irmão? A vostro sangue do teo irmão clama da terra a temim. Homem pode despoletar ciclo de morte e terror, mas não consegue interrompelo. La fine dei tempi è quel periodo caratterizzato da tre novità in campo religioso. Prima, dalla comparsa di tanti falsi cristi, ossia dei piccoli anticristi. Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Seconda novità, la comparsa dell'Anticristo, ossia un grande falso Cristo, con fascino, il fascino del male, con carisma, con prodigi grandiosi e, alla fine, con crudeltà verso l'umanità. Infine, terza novità, dalla venuta di Cristo nella gloria divina come giudice universale, ossia la sua seconda venuta. Parentesi. Seconda venuta non significa il rifacimento una seconda volta della prima venuta. Non tornerà per rifare il falegname, poi rifare i dodici, poi rifare la passione. Tornerà straordinariamente per giudicare tutti i viventi. Chiusa parentesi. Dunque, nelle prime due fasi, caratterizzate dalla presenza dei falsi cristi e del grande falso Cristo, la Chiesa sarà di aiuto agli uomini per resistere alla tentazione di affidarsi a questi impostori e di non cedere al fascino dell'Anticristo? Ebbene, la vera Chiesa sì, mentre la falsa Chiesa probabilmente proclamerà proprio l'Anticristo come Cristo e sarà lo strumento di persecuzione dei veri cattolici e anche dei veri cercatori di Dio di ogni religione. Andiamo a vedere la convivenza delle due chiese.
Oggi ci sono due chiese cattoliche, ma quella meno cattolica è ancora utile all'uomo. Affinché la Chiesa cattolica si tramuti in due chiese contrapposte, si può ricostruire storicamente e ipotizzare per il futuro che occorreranno almeno quattro passaggi. Primo passaggio, la Chiesa di Gesù. C'è stata la vera Chiesa in pienezza, quella che è andata da San Pietro a Pio XII. Una Chiesa certamente con tutti i suoi alti e bassi spirituali. Papa Borgia, il processo escomunica al cadavere di un papa morto, ma anche la resistenza di Pio VII a Napoleone, eccetera, eccetera. Tuttavia, in questa Chiesa non ci sono stati errori sui fondamentali religiosi, non sull'essenziale della religione. Gli insegnamenti di questa Chiesa esistono ancora oggi. Sono stati certamente accantonati, ma non sono andati perduti. E saranno proprio gli insegnamenti nei nuovi tempi, successivi al giudizio di Gesù della fine dei tempi. Questa Chiesa, Pietro Pio XII, con i suoi insegnamenti, è certamente quella per la quale si può dire extra ecclesia nulla salus. Fuori della Chiesa, di questa Chiesa, non c'è salvezza, in quanto qui c'è tutto quello che occorre per la crescita spirituale, fino anche a poter accedere direttamente in paradiso dopo la morte. Abbiamo Dio come Re e Padre, e abbiamo la Madonna come Regina e Madre, per grazia di Dio. Abbiamo San Giuseppe, abbiamo il tabernacolo al centro delle chiese, abbiamo il prete a messa rivolto verso il tabernacolo e verso il crocifisso, abbiamo le benedizioni per ogni occasione, abbiamo l'uso dell'acqua santa, dell'olio santo, del sale santo, abbiamo l'insegnamento su paradiso, purgatorio e inferno, e quello sul diavolo e Satana. Abbiamo il riconoscimento delle apparizioni e abbiamo i miracoli e le conversioni miracolose degli irriducibili atei. E poi gli angeli custodi e gli arcangeli, eccetera. Insomma, in questa Chiesa ci sono, ancora oggi, tutte quelle cose etichettate successivamente dal popolo, a cominciare dagli anni 50-60, come inutile superstizione, come non religione, addirittura come devozioni contrarie al Vangelo e ai presunti veri insegnamenti di Gesù. Perché la vera religione, prima secondo l'ateismo comunista e oggi secondo l'ateismo liberista, dovrebbe essere vissuta nell'intimità spirituale, al chiuso della propria stanzetta, magari nello scantinato. Tuttavia, questa Chiesa, Pietro Pio XII, crocifissa dai sapienti e cestinata dal popolo bue della televisione, risorgerà sulla terra, mentre nell'aldilà regna da sempre. Secondo passaggio. La Chiesa del Vaticano II.
Successivamente c'è ancora la vera Chiesa, ma in corso sia di corruzione sia di purificazione, quella che va da Giovanni XXIII a Benedetto XVI, per il momento. Questa Chiesa si è corrotta da se stessa con il Concilio Vaticano II, attraverso una messa filoprotestante e un atteggiamento generale di rinuncia alla propria specificità di fronte al mondo e alle altre religioni. Ma questa Chiesa è anche in corso di purificazione. Questa Chiesa si interromperà per un po' di tempo con la morte di Benedetto XVI, per riprendere con l'elezione del suo successore, da parte di coloro a cui compete, come ha indicato Benedetto XVI nella sua dichiarazione. Comunque, la ripresa di questa Chiesa avverrà certamente nei nuovi tempi successivi al giudizio di Gesù della fine dei tempi, ma forse potrebbe riprendere anche prima. Terzo passaggio: la non Chiesa. Contemporaneamente alla vera Chiesa, corrotta e in via di purificazione, si è separata una non Chiesa. È una Chiesa parallela, che è stata iniziata dai cardinali col conclave che ha eletto Bergoglio quale suo rappresentante, il primo non papa della storia. Dunque, cardinali legittimi hanno eletto un papa illegittimo. Tuttavia, questa non Chiesa, parallela alla Chiesa rappresentata da Benedetto XVI, sarà ancora utile allo spirito dell'uomo comune, fino a quando rispetterà i fondamentali salvifici, come la confessione e la transustanziazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù. Quarto passaggio: la antichiesa. Infine, questa non chiesa parallela potrebbe diventare negativa, rinunciando alle verità salvifiche, sminuendole, accantonandole, trasformandole, e diventando così una falsa chiesa, mortifera per lo spirito umano. La prima fase di questa trasformazione in falsa chiesa dovrebbe essere la demarianizzazione del cattolicesimo, con la conseguenza dell'astrattismo religioso. Infatti, poiché Maria è una creatura concreta e poiché ha permesso la congiunzione creaturale di Dio con l'uomo, senza più questa concretezza della creaturalità e dell'incarnazione di Gesù, il cattolicesimo diventerà qualcosa di puramente intellettuale. Un po' come lo è il protestantesimo rispetto al cattolicesimo attuale. La teologia diventerà ideologica e il suo limite sarà solo la fantasia. Una seconda fase della trasformazione negativa dovrebbe essere la depapalizzazione, la diminuzione dell'importanza del Papa. Poi una terza fase dovrebbe essere la depeccalizzazione dell'uomo, che significa l'eliminazione del sacramento della confessione. E questo sancirà la trasformazione effettiva della non Chiesa in antichiesa,
perché si contrappone apertamente a tutta la Chiesa precedente. L'ultima fase fondamentale sarà la detransustanzializzazione, cioè il cambiamento del rito eucaristico in modo da non permettere più la trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue di Gesù. In questo modo si raggiungerà la distruzione del cattolicesimo, l'anticristianesimo e quindi anche l'anticristianità, ossia la persecuzione dei cristiani rimasti, sia cattolici sia anche protestanti. Infatti, durante queste fasi di trasformazione definitiva dell'antichiesa in falsa chiesa, dall'altra parte la vera chiesa, constatando questo processo eretico, dovrebbe ricostituirsi ufficialmente con l'elezione del successore di Benedetto XVI da parte di coloro a cui compete, come ha indicato Benedetto XVI nella sua dichiarazione, e ritornare al magistero e alla prassi che erano in uso fino a Pio XII. E per questo sarà immediatamente perseguitata dalla falsa chiesa. Infine, l'ultima considerazione riguarda le chiese protestanti. Sarebbe interessante vedere il cambiamento di opinione dei protestanti verso la falsa chiesa, perché prima l'applaudirebbero per i grandi passi in avanti fatti verso di loro, ma poi saranno costrette a ricredersi quando vedranno che camminerà oltre loro nell'anticristianesimo e si trasformerà nella persecutrice anche delle loro chiese maggiormente cristocentriche. Una nuova indagine sulla non rinuncia di Benedetto XVI. Indaghiamo il motivo per cui Benedetto XVI non ha rinunciato al papato e dunque perché rappresenta ancora la Chiesa cattolica e dunque perché i cardinali hanno consapevolmente eletto un non papa. Forse la prima persona a contestare la famigerata dichiarazione di Benedetto XVI è stato Enrico Maria Radaelli. Altro famoso intervento è stato quello del latinista Luciano Canfora, dal Corriere della Sera. Dunque, anche questo quotidiano ha messo il suo peso. Il primo documento efficace è stato il documentario video Il messaggio nella bottiglia di Marco Cosmo, vero nome Marco Alonso, nel quale c'è il significativo intervento giuridico e latinista di Fra Alexis Bugnolo. Tra le prime persone che si sono maggiormente esposte sulla non rinuncia di Benedetto XVI occorre menzionare Don Alessandro Minutella, uno dei primi a scrivere anche un libro sull'argomento, Pietro, dove sei? Colpito da ben due scomuniche, ovviamente nulle. Dopo di lui, diversi altri sacerdoti si sono manifestati pubblicamente, il che vuol dire che pure altri sacerdoti e vescovi dissentono dal riconoscimento di Bergoglio, rimanendo però all'interno.
Forse perché sperano nel successore di Francesco, che però il successore di un papa nullo non potrà che essere nullo anch'esso. Certamente dissentono nel silenzio per non fare la fine del vescovo Don Giovanni d'Ercole. Da ultimo, in quanto a valore saggistico, c'è il ricercatore Andrea Cionci. Anche lui con una certa attività sui social e con un libro, Il codice Ratzinger. Oltre a questi, vi sono numerosissimi siti internet e canali social, senza dimenticare le persone che commentano in questi canali. Alcuni dei più famosi sono quelli di Andrea Tosatti, Aldo Maria Valli, Radio Spada, Bio Blu, Radio Radio, Visione TV, ma ve ne sono veramente tantissimi altri. E altri ancora saranno creati man mano che la non chiesa diventerà sempre più negativa. Ora, a tutti questi, aggiungo la presente indagine. Secondo il mio stile, passo passo, un gradino alla volta. Verrà indagata non solamente la famosa declaratio dichiarazione, ma anche l'ultimo Angelus e l'ultima udienza generale di Benedetto XVI, il Papa. Lo scopo non è incentrato solamente sulla questione se la rinuncia al papato sia stata effettuata oppure no, ma soprattutto sulle conseguenze per i fedeli di quella che Benedetto XVI ha definito decisione di grande importanza per la vita della Chiesa, ossia quella, ve lo anticipo, di governare la Chiesa solo attraverso la preghiera. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. Di lingua italiana, grazie. Io so, grazie. Io so che sono presenti molte diocesi, rappresentanti di parrocchie, associazioni, movimenti, vedo istituzioni, come pure tanti giovani, anziani e famiglie. Vi ringrazio per l'affetto e per la condivisione, specialmente nella preghiera di questo momento particolare per la mia persona e per la Chiesa. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie, in preghiera siamo sempre vicini. Grazie per voi tutti. In preghiera siamo sempre vicini, e la conclusione che non era prevista sulla carta e che il Papa ha aggiunto al termine di un Angelus, la cui conclusione era disarmante, perché il Papa ha detto a tutti auguro una buona domenica e una buona settimana. Noi che siamo qui a parlare di giorno storico, di ultimo Angelus, eccetera, si apre una settimana che per il Papa ha quasi contorni della normalità, se posso dire così, nei modi almeno con cui si è espresso. Mi interessa molto il parere e la visione di Fabio Zavattaro, però prima Francesca Fialdini. Indagatore alla seconda parte.